Eccoci insieme con Mauro Pulpito e Fabiano Marti e le vostre telefonate allo 080 501 9998. Però devo dire che, al di là di tutto, nel Bari, io credo che questa sia la base di tutti i grandi risultati, delle squadre che vanno al di là dei propri limiti. C'è un bel clima, perché sono tutti ragazzi, si vogliono bene, trascorrono molte ore insieme. Da Facebook, Cristian Siciliani ha tratto alcune foto molto belle che ritraggono veramente un gruppo di ragazzini, sembra una Che scolaresca. bello. E poi magari sono anche le ultime volte che si vedono, che stanno insieme, no? Sì. Chissà quali sarà venduta di questi. Guardate, Si stanno pizzerie, vanno a divertendo troppo. mangiare insieme, pizzerie, Beh, questo è guarda. uno spirito antico quasi, di un calcio che non Borghese sembra. qui, bell'uomo, insomma, Di un questo è calcio che bello, dai. quasi non sembra più il calcio a questi livelli. Sembra una cosa Guarda, una di. scolaresca, E eh? invece è una squadra di Serie B che sta Una facendo squadra anche di Serie molto B, guardate bene. Fedato, possiamo vedere quella fotografia, Fedato che oggi è, come dire, la vera sorpresa del Quotato, campionato, ex eccellenza lo scorso anno, sì. quel ragazzo con i pantaloni verdi, quanti anni gli dai? Cioè, Sembra un fondamentalmente, tifoso, un ragazzino che va a fare la un ragazzino foto. della Sembra curva un di 15 tifoso in anni. mezzo Ai giocai di ai miti, Sì, ai ma suoi miti. infatti, più o meno sembrano tutti Ma quanti sai, ma dei dai, stupendo. le squadre che non hanno grosse possibilità economiche tirano sempre fuori, hanno la forza di tirar fuori sempre O con prestiti, dei ma l'anno scorso ragazzi il Pescara l'anno eccezionali. Ha scorso, fatto insomma. parte della storia del Bari questo, cioè nei Sì, momenti più sì. difficili trovare sempre la squadra dei giovani, Dovrebbe come essere dire, l'unico modo uova. per salvarsi la Sì, vita sì. quando non hai Però grosse c'è anche disponibilità un economiche. ottimo manico, perché Pronto? anche l'anno scorso Torrente ha fatto di più, secondo me, di quello C'è una che telefonata. Sì, era lecito aspettarsi. pronto? Buonasera a voi. Ciao. Complimenti, ridiamo un po' perché Sì. in questi momenti ci vuole un po' di allegria. Ce Allora, l'abbiamo io fatta. faccio una proposta allegra, Vai. ovviamente scherzando e dando tutta la solidarietà a Sì. una partita sfortunata del portiere. Allora, facciamo così: Galano batte i calci d'angolo da sinistra, Bellomo da destra, poi mettiamo Borghese che salta di testa sempre e la Manna che esce per fare le parate sulla testa di Borghese. Almeno lo alleniamo un po', perché credo che il ragazzo gli vada dato un po' di carica da questo punto di Beh, vista. in Le effetti uscite non è il suo ha il forte. punto debole nelle riuscite, però bisogna dire che sino a questo momento era stato Il tra i rendimento migliori no, del ma Bari. io ripeto, sto prendendo. Gliela perdoniamo, guardate. Certo, ma Poi certamente sì. l'importante è che le abbia fatte tutte in una partita, insomma, no? Si è Piuttosto che tolto il distribuirle, bravo, no? la cosa migliore da fare è organizzarsi. Però facciamo questo tentativo, via. Va bene, ok, grazie per il tuo intervento. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Ma Però il tu, Bari prima di questa piace. partita, davvero la Manna Sì, aveva una media molto alta, una media provvidenziale in vuota alcune molto partite. alta. Esatto, perché il Bari è una squadra che gioca bene a calcio, ma rischia. Vabbè. Insomma, io francamente, Come tutti quelli che giocano Sassuolo, bene a calcio. Bari-Sassuolo, sembrava che in panchina ci fossero Zeman da una parte e Sì, Zeman dall'altra, perché giocavano. divertimento E il pubblico si diverte, assicurato. Il certo. pubblico si diverte. Io avevo messo over, quindi l'avevo anche preso. Tanti, ci siamo Non divertiti mi tutti. insinuare il sospetto, No, no, era uno Sai, a Bari studio. non si può dire Non sta so cosa se può dire questa ultimamente. cosa. Ma tanto ho sbagliato le altre. Lo so, non è che ti metto d'accordo con giocato, tutti. e ho giocato per lei, ho giocato 6-7 euro. Dove non riesce ad Bella arrivare, cifra, è una bella sospetta, è cifra. Dove non sospetta. riesce ad C'è un amico arrivare. in linea, pronto? È pronto Enzo Cosimo da Bari, saluto i tuoi ospiti. Ciao Cosimo. Ciao. Scusate, io non tifo Taranto, mi dispiace, Ma che sono vede? Vedi che se Ma... tifassimo tutti Taranto saremmo in a Champions League. Taranto. Senti Enzo, io penso a quando negli anni scorsi, Sì. con poca valenza tecnica, e parlo di allenatori che si sono susseguiti a Bari, Sì. e forti giocatori proprio da Serie C, forse peggio. Sono stati investiti soldi nella rifondazione o nella ricapitalizzazione, se non mi sbaglio. Soldi, soldi, pisi al vento. E quest'anno, che veramente si potrebbe investire su dei giovani interessanti e un'area tecnica competente, non abbiamo un euro. È incredibile. È incredibile. Lo Come so. questa società ha potuto dilapidare soldi, persone, personaggi che ci sono stati e ci siamo fatti fregare da primo, giocatori che la maglia non sapevano neanche cosa fosse, forse pensavano che la maglia bianco-rossa era una pezza per asciugare i piatti, primo. O
che dirigenti che facevano i fatti loro invece di sorvegliare e stare attenti ai giocatori, perlomeno non si è stato chiaro il concetto, comunque l'hai espresso, insomma, questa squadra che meriterebbe di essere anche sostenuta un po' economicamente invece si trova praticamente con le casse vuote, purtroppo è così. Si dice in questi casi fare di necessità virtù, abbiamo visto anche queste scene, possiamo vedere quelle scene che stavamo vedendo prima dei giocatori correre in mezzo alla gente, visto che l'hai visto mai questa immagine dei giocatori del Bari che hanno fatto allenamento sul lungomare, bella questa cosa, sinceramente non l'avevo visto. Poi riporta un po' il calcio, no? La dimensione, ma anche delle foto di prima sono proprio una dimensione, sì. Questa cosa è bellissima, Questa è bellissima davvero, non so in quante altre città si può avere un contatto così ravvicinato, soprattutto perché quello va in bicicletta, invece, no? Penso che li guidi perché non attraversi, non sono la strada. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Emiliano dalla Corugna. Ciao Emiliano, ci vedono pure alla Corugna, ho detto che ci vedevano a Barletta della Corugna, in Spagna. Sì, io ti ho chiamato tempo fa da Huelva, da Praga, insomma, quando mi sposto. Pensavo che andassi fuori solo a chiamare Enzo e poi tornare. Che mestiere fai alla Corugna, a squadra del Deportivo? Sono tutte borse, perché di lavoro fisso non ne trovo, quindi borse in studio. Finché posso. Ah, pensavo che facessi le borse, sono borse in studio. Bravo. Va bene, niente, volevo solamente confermare quello che aveva detto ieri l'ospite della Fiera del Levante, adesso non ricordo Leo Volpicelli, il segretario generale. Esatto, grande tifoso. Io, come molti sanno, da dopo Livorno-Bari dell'anno magico, perché capì che c'era una voglia di non andare avanti in quel progetto abbastanza netta. E quest'anno i ragazzi mi stanno riportando ad avere quella passione che avevo perso per il Bari, ma sono consapevole che magari, anche se torniamo in Serie A o chissà cosa, dopo un po' di nuovo avremo delusioni, eccetera. Sono completamente d'accordo con l'ospite tuo di ieri, perché qua o si cambia o ogni volta o non si va da nessuna parte. No, patiremo questi sbalzi di umore che non fanno bene, insomma. Va bene, salutaci. Saluto a Mauro Corugna, che è il mio mito personale per racconti poscritti cozzali. Ciao a tutti, ciao. Certo che pensare che il Bari di Ventura è vicinissimo, 2 anni, ma sono passati neanche 2 anni. Ho giocato in Ventus Torino. Sembra presto, c'era Conte e Ventura, che era l'avanguardia della Serie A, dello spettacolo, che senza la espulsione probabilmente non è riuscito a crescere anche in quel periodo. È peccato, perché le occasioni ci sono state. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. C'è un altro amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Da dove chiami, Daniele? Dimmi che chiami da Las Vegas, una cosa, dai, facciamo da una Donetsk, cosa un po'. Seguo lo Shakhtar. No, da Bari. Chiamo dalla grande metropoli. Va bene, da Bari allora. Senti, Enzo, ho visto appunto il tuo programma che viene seguito da parecchi ascoltatori, quindi sei anche un giornalista abbastanza, diciamo, famoso. Ti volevo chiedere, a te negli ultimi anni, in particolare appunto qualche dirigente, qualche giocatore, non ti ha mai confessato qualcosa, come è successo per Perinetti ha fatto a Salomone? Grazie, ciao. C'è questa confessione di Perinetti che ha spiegato a Salomone per quale motivo stava lasciando il Bari. C'è il segreto. C'è il segreto professionale. Quelle cose, se ti dicono. Allora, posso dirvi una cosa? Ora lo posso confessare. Ormai onestamente, questo ha messo in difficoltà. Ha fatto una bella domanda. No, per carità, se fosse stata una cosa clamorosa, se avessi saputo che i calciatori si vendevano le partite, avrei dovuto denunciarlo prima a procura e poi in televisione. Purtroppo, questo devo dire, ahimè, non l'ho mai pensato e fiutato, perché non avrei mai immaginato. Evidentemente, però adesso non l'avrei neanche immaginato. Cioè, nel senso, non pensavo che dicevo qualcosa che potesse farti pensare. No, posso dirti una cosa molto triste, molto seria, e poi non succede più che dica una cosa così seria, però a proposito di quello che tu hai appena detto, se io avessi saputo avrei denunciato. È molto brutto come il mondo del calcio comunque poi si chiuda a riccio e si autodifenda e isoli quelle che dovrebbero essere ma le mosche bianche. Cioè, io parlo del giocatore del Gubbio, il ragazzo, il biondo che è stato invitato, che va a fare l'educatore dei ragazzini. È un atteggiamento perché guarda
guarda caso, non ha trovato più un ingaggio. Guarda caso, eppure è stato. Vuoi scommettere che Masiello, quando verrà riabilitato, tornerà a giocare? Sarà capace di fare. Quindi gli diranno a tutti: va data una seconda chance nella vita. No, per dire che anche se un giornalista, se anche un giornalista, sì, lo ricostruisco. Se un giornalista l'avesse saputo e avesse, un giornalista per dire un altro, l'avesse denunciato, l'avrebbe messo in delle condizioni di quasi di difficoltà, perché magari non avrebbe potuto documentarlo, non avrebbe potuto provarlo. Vi ricordo che anche l'affare Moggi di fatto sta quasi svanendo, perché come se non fosse successo niente. Quindi... Beh, io stavo dicendo una cosa, ad esempio io sapevo con un giorno d'anticipo che Conte aveva chiuso col Bari, perché avevo parlato con Conte, però per rispetto nei confronti di Antonio Conte, che mi disse non ne dare notizie al momento, mi sono stato zitto. Credo che poi nei rapporti con le persone conti la parola data. Se una persona dice è successo questo e ti dice non dirlo, io non lo devo dire fondamentalmente. No, non si mantengono i rapporti. Avrei fatto un figurone il giorno dopo, probabilmente avrei spiazzato la stampa nazionale andando con una notizia primizia assoluta, quando tutti il giorno dopo uscirono Conte vuole questi giocatori. Io sapevo che Conte ormai aveva chiuso. Ma lui l'aveva detto all'uomo, più che l'aveva detto all'uomo, ci eravamo sentiti in via confidenziale. Anche se devo dirti che poi ma certe non tutti i giornalisti sono così. Non so se hai letto di quello a proposito di Taranto, quello che alcuni giornalisti di Taranto erano praticamente sull'Ilva. Quindi tristi, questa è una cosa tristissima, che qua ne va della salute della gente, che anche cosa... della loro famiglia. Beh, sì, là, insomma, veramente però, passi su tutto, no? Sì, quindi non va bene per fare questo. Però vedi, è anche come dire, se Antonio Conte ne aveva parlato a te perché sapeva che tu, al di là del fatto che faccia giornalista, avresti saputo gestire con rispetto la confidenza che t'aveva. Però alla fine prevale il rapporto. Con chi ti ha fatto una confidenza. Beh, sapere rincontrandolo ci sarà. Certo. Magari non te l'avrebbe detto, ti aveva pesato, sapeva che non l'avresti. Certo, c'è un amico in linea, pronto? Buongiorno, ciao. Io chiamo Darione San Pasquale. Darione San Pasquale, ti chiami pure Gino, guarda un po', sono... Come fai? Ti chiami Gino? Ciao Enzo. Perché a San Pasquale si chiama tutti i giorni. Sono io San Pasquale, quindi il monitoraggio. A quel Gino faceva un mestiere fantastico che purtroppo è in via di estinzione. Gino, non so se lo faccio ancora. È uno di quei signori che portavano le bombole del gas in giro per le case dei bar. Un mestiere romantico. Si è molto limitato questo lavoro. Puoi anche dire. Ti farò vedere la mia carta d'identità. Sì. Posso dire di essere il primo tifoso autorizzato dal comune. In quanto tu sai l'abbigliamento che io indosso sia sul lavoro, certo, scudetti del Bari, marchi stemmini del Bari, vedi scorrendo Santini, allora... porta il Santino oltre i figli, il Santino di Nestor Lorenzo nel portafoglio. O correggimi se sbaglio, no? È vero. Ospite, non lo so, cioè non ci credono, posso venire, io li faccio vedere. Aspettiamo. Credo, Enzo, comunque io gli credo. Enzo, ti ho chiamato perché ho approfittato, mi devi dire quando rifarai una trasmissione come quella di oggi, avendo le tre strisciate in trasmissione. Juventus e Milan. Posso darti un'altra primizia? Vai. Massiello, quando riprenderà a giocare, andrà a Taranto. Sì, non lo escludo. Comunque, posso dire che mi manca veramente i derby col Taranto ho tantissimi amici tarantini, tantissimi. Ma tu non hai idea di quello che negli ultimi anni è stata l'illusione. Noi l'anno scorso fra Juve e Stabia, io ti ricordo che Juve, Stabia e Provercelli ci hanno praticamente... Vi seguo sportivamente perché sono legato un po' a Taranto, perché ci ho anche lavorato per 19 mesi, per cui... Ha parlato troppo. Lo sai che stavo pensando? Che negli ultimi due anni, non siamo andati in B perché ci ha battuto l'Atletico Roma, che è fallito un'ora dopo, con la Juve Stabia. 3-2, 3-3, no, all'ultimo minuto in contropiede subiamo il 3-3 che ci sono. Juve Stabia e Provercelli che sono in B per noi, Serie B al posto nostro. Anche se l'anno scorso sono stati veramente miracolosi. Però voglio dire, i derby sono belli da ricordare. Petrovic, mi dice nulla. Petrovic, Zelico, ma stai scherzando, il portierone del Taranto. Io ti ho già raccontato di una volta un 2-0 della vittoria libera. Io ero con mio fratello, sbagliamo curva. Eravamo piccoli. Curva, andiamo dalla curva del Bari, anziché tutti vestiti rosso blu, sembrava un film di Bambi. Vabbè, giusto per dire chiusura, mi dispiace. Venerdì, sabato, domenica. Grazie, al Teatro Forma, stasera mi butto, Mauro Pulpito, Fabiano Marti, poi così vogliamo sempre dare, come dire, un aiutino a chi ama il Bari. C'è Laura Fusco, che è una grandissima tifosa del Bari, che con Giuseppe Capozza, Xenia Cannata,
Hai editato questo libro dal titolo Il tesoro di San Nicola, la storia di San Nicola e la trafugazione del suo tesoro raccontata per grandi e piccini attraverso un racconto fiabesco e illustrato. Siccome Laura, che è l'illustratrice di quest'opera, è una grande tifosa del Bari, dai, siamo sotto San Nicola, perché no? Va bene, ok? Stop, grazie ai miei amici aspettiamo Fabiano a teatro. E Mauro, tutti grazie al Teatro Forma, a domani con Biancarosa TV Sport, ciao! Grazie. I got a feeling. Ooh.